via Piave si tolgono le tende, mai riferimento più appropriato per l'area mercatale del centro della città che da mesi ormai attende la cerimonia inaugurale del ristrutturato e riqualificato spazio del mercato rionale del centro della città. Come anticipato nei giorni scorsi ai nostri microfoni dall'assessore al commercio Dario Loffredo, la data dell'inaugurazione è stata posticipata a questo mese di dicembre semplicemente perché è stato verificato che la copertura dell'area destinata al settore agroalimentare è risultata troppo corta per riparare gli ambulanti e i clienti dalla pioggia. E così questa mattina operai al lavoro per smontare le tende apposte al perimetro della copertura generale che in modo mobile consentivano un allungo. Non essendo però sufficienti e funzionali, l'amministrazione comunale di Salerno ne ha disposto una modifica. È stato infatti progettato un nuovo sistema, sempre con tende mobili, che ripareranno maggiormente da vento e pioggia gli operatori mercatali. Si tratta di un accorgimento funzionale, ha dichiarato l'assessore Loffredo. Non avrebbe avuto senso inaugurare senza rendere prima ottimale lo spazio atteso e richiesto da anni dagli ambulanti che ogni giorno danno vita al mercato di via Piave, punto di riferimento del quartiere Carmine della città di Salerno. Completata la rimozione delle tende, nei prossimi giorni si provvederà all'allestimento delle nuove, presumibilmente potrebbe essere rispettata la data di dicembre per l'apertura, l'auspicio è di poter svolgere il mercato per le spese natalizie.